Enrico Chiesa, come è riuscito a coinvolgerla in questa avventura, Don Paolo? Dopo mesi di telefonate è riuscito a convincerla. Mi dispiace che non sono ancora venuto a giocare, sono venuto solo a allenarmi, anche perché giocando al sabato è un po' più difficile, perché andando a vedere le partite, tenendomi aggiornato, è normale che vado a vedere diversi campionati. Comunque adesso, prima della fine del campionato, sicuramente 2-3 partite le farò. Tanto adesso ci apprestiamo ad andare a Barcellona, che è un evento per tutti, ma soprattutto c'è uno scopo importante, e per noi, per tutti quanti, è una bella avventura. Un'avventura da calciatore per divertimento in questo momento, immagino. Sì, beh, certo, ma io l'ho fatto diversi anni. Quando ero alla Sampdoria, nei 3 anni che ho allenato la Sampdoria, avevamo questa squadra qua che giocavamo prima un campionato WISP, poi ACS, e l'ho fatti per 3 anni di fila. Perciò mi sono sempre divertito, giocando però al giovedì. Gli ho detto a Don Paolo, sposta al giovedì le partite. Io gioco a giovedì, però non si può, allora sabato, però va bene così. Buon divertimento. Grazie. Sì, e già di la verità, il terzo allenamento che fa con noi, e abbiamo un evento molto bello che andremo a fare partendo da giovedì 21 aprile a Barcellona contro gli ex giocatori del Barcellona. Un evento straordinario. Per ognuno di noi sono un po' affaticato, e per, naturalmente, per il Castelluccio Calcio, perché avere questo onore, ecco, di giocare una partita di questo genere, soprattutto, ecco, nella, col simbolo della solidarietà, no? dell'incontro, dell'amicizia, della condivisione dello sport. E Enrico, insieme anche, scusate, a Roberto Bacigliatti, hanno anche accettato di sposare, insomma, un po' il progetto nella nostra squadra, che è un insieme di un gruppo, di una sinergia anche in questo piccolo paesino, no? Dove lo sport diventa l'alimento quasi quotidiano delle piccole cose, dove non c'è poca cosa, no? Poco niente. Dunque, per noi è una gioia, la squadra è anche pronta, agitata, tesa. Non so quanti ne prenderemo, perché ci saranno anche gli over, anche quelli un po' vecchi, tipo Pipito, anche i giocatori degli anni 70 del Barcellona, dunque dei miti della storia del Barcellona, e quelli più giovani. Non sappiamo ancora se Puyol, Blanco, chi ci sarà tra questi giocatori, adesso la lista non ce l'abbiamo noi. Ecco, però siamo in attesa di vivere questo bel momento nella nostra terra aretina, una piccola esperienza con un grande cuore, no? Attraverso lo sport, per fare, ecco, dello sport un viatico, via, un viatico di amicizia.